Rovino, eccomi. It's you that I see, Jesus. It's you that I see. Oh yes, at the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. Oh, Jesus, there is power in your name, Jesus. Miracles happen in your name. Oh, Jesus, as I lift my voice in praise, it's you that I see, my God. It's you that I see. Ciao! Ciao! Come stai stamattina? Buongiorno stamattina! Che bella giornata! E sapete una cosa? Ho dormito così bene. Un po' troppo. Comunque sono svegliata sempre con... E tu come stai? Il tuo sorriso? Come sei svegliata? Con un sorriso? Eh sì, ricordatelo. Mai senza sorriso. E la canzone che cantavo diceva: nel mezzo di tutto ciò, nel mezzo di tutto c'è Gesù. Perché ogni cosa che faccio, ovunque che vado, io porto il nome di Gesù. Perché nel nome di Gesù, quel nome... E come posso dire in italiano adesso? È il nome che possiede, che porta tutta l'autorità che ci sia, tutta la potenza che ci sia. È il nome più potente, il nome che apre qualunque porta, che fa tutto. Con il nome di Gesù, guarisce con il nome di Gesù. Le situazioni cambiano. E come? Perché è vero. È vero. Ecco perché porto il nome di Gesù. E scusatemi, devo sempre parlare del mio amore per Gesù, perché senza di lui io non sarei qui. E anche quello non dimenticare mai. Allora, qual è la parola di oggi? Il non temere, il non aver paura. Oggi leggiamo dal libro di Geremia. Cominciamo oggi da Geremia ed è bellissimo. Chi legge la Bibbia e tanto conosce bene questo, il primo versetto che è Geremia capitolo 1, versetto 8. Tanti di noi ogni volta recitiamo questa. E leggiamo oggi nel capitolo 1, versetto 8 e capitolo 10, versetto 5. E si uniscono bellissimo. Allora io leggo versetto 5 del capitolo 1 e dice: prima, versetto 8, scusate, capitolo 1, versetto 8. Allora io leggo versetto 8 e dice: non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Quando sento, quando leggo e sento, dice il Signore, mi rallegra il cuore. C'è questo calore che mi viene nel cuore. Sapete perché? È come se il Signore sta dicendo lui stesso direttamente a me e a te che non dobbiamo temere, io non devo temere, tu non devi temere, tu non devi avere paura, paura perché Egli è con noi. Guarda qua, non li temere. In inglese dice non temere le loro facce, perché qui non è scritto con quella parte delle loro facce. Dice non temere le loro facce, perché io sono con te. Non avere paura di loro, non li temere, non li temere, perché io sono con te per liberarti, no?
Sì, le faccia. Non, io sono con te per liberarti. Io sono con te per liberarti. Dio è con te, Dio è con me per liberarci. Da cosa? Da qualunque situazione, da qualunque persona. Sai, sapete che perché a volte abbiamo bisogno di parlare con una persona e con una faccia così. E conosciamo il loro carattere, sappiamo come sono e diciamo, oddio, è meglio non dire niente. Ehi, non avere paura di quella persona. Hai bisogno di dire la verità alla persona, vai dalla persona a dire quella verità. Hai bisogno di chiedere qualcosa, non temere, non avere paura, vai dalla persona e dici, io ho bisogno di questo, con coraggio. Perché non ti può fare nulla, il peggio dirà no. E sai perché se vai con il coraggio, vai senza temere, non ti può dire di no. Non ti può dire di no. Vai aspettando una risposta positiva. Hai capito? Adesso leggiamo da capitolo 10, versetto 5, capitolo 10 del libro di Geremia. È bellissimo. Versetto 5 dice, e poi leggerò anche il versetto 8 e 6 e 7, dice, gli idoli sono come spauracci in un campo di cocomeri. Non ho mai sentito queste parole. E non parlano, bisogna portarli perché non possono camminare. Non li temete perché non possono fare nessun male, né è in loro potere di fare del bene. Allora tu dici, ma io non ho un idolo. Se tu continui a tenere la tua malattia come se è una cosa che non va, diventa un idolo. E Dio ti sta dicendo, quella malattia non temerla, non avere paura della malattia. Perché ho sentito il mio rapporto medico, cosa de ne devo fare? Non devo avere paura che mi hanno detto che io ho questo. Sentite, io soffrivo dell'asma e chi mi conosce, perché so che tra le persone che ascoltano questo video e guardano, ci sono delle persone che mi conoscono e c'è qualcuno che sa quanto soffrivo dell'asma. Da 7 anni ti informo che non ho mai sofferto di asma. 7 anni andando, forse anche di più, però ho chiaramente 7 anni, forse anche di più. Perché? Perché Dio mi ha guarito. Non vado nei dettagli, però io asma non ho più. Non ho più. Se Dio da me può togliere, mi può guarire dalla malattia come asma, ti può guarire. In nome di Gesù può togliere qualunque cosa. Quando accetti questa parola, vedrai che quella malattia uscirà dalla porta. Non devi temere la malattia. E poi ti sento, va bene, e i soldi? Non ti preoccupare. Dio è in grado di provvedere. Sapete perché? Sai perché rido? Perché sono la testimonianza di come Dio provvede per ogni cosa. Per ogni cosa Dio provvede. Ad ogni passo, quando arrivo al punto di non di Dio, oh, ecco, arriva. Come non lo so. Magari lui manda qualcuno a darmi qualcosa, magari mi pagano i soldi che mi devono. Mi arriva. Quindi se Dio lo fa per me, lo fa anche per te. Perché? Perché tu sei prezioso, tu sei preziosa per lui. E lui dice, non temere perché io sono con te. In questi giorni l'abbiamo sentito ancora, ancora, che Dio è con noi, Dio è con te. E qui dice, io sono con te per liberarti dalla povertà, per liberarti dalla mancanza, per liberarti dalle malattie, per liberarti dalla paura che ti prende il cuore ogni giorno, dallo spavento. Dio è con te per liberarti. Lascia che ti aiuta. Non temere. Non avere paura, fidati. Non avere paura.
non temere nulla. E dice qui che non hanno il potere per farti di nulla. Versetto 6 dice: non c'è nessuno pari a te, Signore. Tu sei grande, e grande in potenza è il tuo nome. Hai capito? Dio è grande e il suo nome è grande. Qual è il nome a cui risponde Dio? Gesù. Il nome di Gesù è grande e potente, quindi non avere paura. E ogni volta che prego per te, credi in quella preghiera, aggrappati alla parola della preghiera, e nel nome di Gesù quella cosa lì ti avverrà nella tua vita. Perché tu non sei una nulla, non sei un nullo per Dio, sei il suo e sei prezioso per Lui. Egli ti ama senza condizione, con il rischio che tu potresti non amarlo, ma Lui ti ama e non si arrende su di te. Dio non si arrende mai su di te. Quindi non avere paura, cara mia, non avere paura, caro mio. Fidati di Dio. Fidati di Gesù. Se ancora, non hai ancora accettato Gesù come il tuo Salvatore, fallo oggi. Fallo oggi e ora, perché Egli ti ama. Ok? E non temere. Non avere paura, non ti spaventare, non ti sgomentare, non ti fa tremare il cuore per nessun motivo. Ma sii coraggioso, sii forte, affronta ogni giorno, ogni cosa con un sorriso. Sai, quando mi parlano e mi dicono delle cose brutte, io sto lì a sorridere. E sorrido perché allora vi dico una cosa: io non temo niente, non ho paura di niente, non ho paura di nessuna malattia, non ho paura di niente nella mia vita, non ho paura nemmeno di Covid-19. E qualcuno dice: non esagerare. No, non esagero, perché non è che sminuisco la gravità di questa malattia, no, però io non vivo nella paura di prendere Covid-19. Io non ho paura di incontrare chi abbia il Covid-19, perché a me non farà nulla, non hai potere sulla mia vita, non hai la forza sulla mia vita, perché nel mezzo della mia vita, sulla mia vita c'è il nome di Gesù. Io cammino, io esco ogni giorno sapendo che Dio è con me. Ho usato quello perché voglio farti capire quanto è potente il nome di Dio. E non vi dico, come vi ho già detto, quante volte sono già scontrato con Covid. Il Covid. Non avere paura di niente. Il peggio che qualunque cosa può fare è di ammazzare questa carne. Al di là di quello, niente. E poi, niente. Però neanche questo che può uccidere, se tu aggrappati a Dio. Ok? Lo so che tanti di noi abbiamo visto le persone morire da Covid-19, ma io ti dico non avere paura, non avere paura. Paura, la paura uccide prima di qualunque malattia, la paura uccide prima di qualunque incidente, la paura uccide perché ti toglie la fiducia della vita, ti toglie la forza. Non avere paura, non temere niente nel nome di Gesù, ok? Si forte. Dai, e cosa diciamo? Non temere, non avere paura, non ti spaventare, non ti sgomentare, non far tremare il tuo cuore. Nel nome di Gesù. Preghiamo. Padre, nel nome potente di Gesù, ancora stamattina ti ringrazio. Oh, Padre, io sento un cuore molto pesante. Sento che c'è qualcuno che sta ascoltando e sta lì a guardarmi. Non smette di guardare e ascoltare, ma il suo cuore è piena di dolore, è piena di non di amarezza, di tristezza. Io prego per quella persona stamattina. Non so chi sei, perché ovviamente sapete che non vedo chi sta guardando.
e prego per te che il tuo cuore è così pesante e pieno di tristezza. Nel nome di Gesù, che la pace di Dio cade su di te e porta la pace, che porta la gioia, l'amore di Dio che cade su di te nel nome di Gesù. Oh Dio mio, io prego per questa persona. Mostra la persona il tuo amore e rilasci la tua pace e gioia. Nel nome di Gesù, non so quale sia quella situazione che è così forte, ma parlo a quella situazione che adesso lascia andare questa persona e che la pace del Signore avverrà e viene subito nel cuore della persona e la gioia. Nel nome di Gesù, pace, pace, nel nome di Gesù. E Dio, anche prego per tutti quanti noi che oggi, come chiedo ogni mattina, per la benedizione di oggi, la benedizione di oggi nel nome potente di Gesù. Rilasci la tua benedizione per oggi e sabato e benedici ogni persona, la loro famiglia, il loro matrimonio, i loro figli, i loro affari, il loro lavoro, tutto quello che gli concerne, no? Signore, benedicilo nel nome potente di Gesù. Amen. Grazie, Signore. E se sei la persona che aveva quel cuore pesante, se hai voglia, mi puoi scrivere, se su WhatsApp oppure su Facebook, anche su YouTube, perché lo puoi trovare questo su la mia pagina Facebook. Scrivimi o mandami un messaggio privato su Messenger oppure su YouTube e così posso continuare a pregare per te, oppure se vuoi ne parliamo, ok? Dai, sii forte. Non essere triste, perché Gesù è con te, Dio è con te per liberarti da quella tristezza, perché Egli ti ama. Quindi non ti spaventare, non avere paura, non temere nulla, non ti sgomentare, sii forte e coraggiosa. Ancora, sii benedetto e benedetta, incoraggiato e incoraggiata, perché ricordati sempre che tu sei figlia e figlio di Dio. Dio ti benedica, vi voglio un sacco bene, ma Gesù ti ama più di ogni cosa. Ciao, ci vediamo domani. Che Dio ti benedica. A domani, ciao, ciao.